Ti ho già dato la sequenza dei numeri. Me l'hai già dato? Sì, papà. Vuoi farmi la cortesia di... Fammi la cortesia di... Va bene. Ti ripeto la sequenza. Ma tu stai attento. Sì. 8, 5, 11, 6. 8, 5, 8, 5, 11, 6. Va bene, no, Leslie? Stai tranquillo, figlio mio, che domani non mi fregano. Sono ancora più in gamba io di quegli assassini e delle loro leggi. Sì, papà, ma devi rispondere più in fretta. Parla più forte. Dicevo, devi rispondere più svelto. Certo, ho capito. È vero, Tommy, che se il nonno non passa l'esame... Sì, sì, il mio libro di civismo dice che i vecchi, dopo che li bocciano all'esame, hanno ancora un mese soltanto da vivere. Ti do un'altra sequenza, papà. Sì, sì. 9, 2, 16, 7, 3. 9, 2, 6, 7, 3. 16, 7, papà. Ma è quel che ho detto, no? Hai detto 6, papà. Ma vuoi che non sappia quello che ho detto? Va bene, sta calmo. Insomma, me li vuoi rileggere quei numeri, sì o no? Sì, certo, papà. 9, 2, 16, 7, 3. 9, 2, 16, 3. Mi pare esatto, no? Sì, è giusto. Ma vada che l'esaminatore leggerà più in fretta. Adesso passiamo a qualche altra cosa. Tenere il perpendicolo sospeso sul centro del cerchio per 3 minuti. Così, Les? Così, papà. Guarda, fai attenzione a quando è passato un minuto. Tieni d'occhio il tuo orologio. Allora? È passato un minuto? Sì, papà, tra poco. No, è il tuo orologio che ritarda, sai. Questa è una prova che non dimostra niente, non dimostra un accidente di niente. Che altro c'è? Ti chiederanno di dirgli che ora è. Domanda idiota. Sono le 10:15. Le 11:15, papà. È quel che volevo dire, le 11:15. Certo, sono le 11:15. E poi il tuo orologio, sai, che hai i numeri confusi, sono così vicini. Questo sì che ti fa leggere bene le ore. Me le ha fatte leggere senza sbagliare un secondo per 60 anni. Questa roba nuova. Guarda che roba. Vetri che si rompono a guardarli. Mi spiace. No, lasciamelo. Domani te ne fanno mettere uno sul serio, infrangibile. Non importa. No, ci tengo. Come vuoi. Ma ricordati, ti chiederanno anche di scrivere il nome e l'indirizzo. Questa sì che sarà un'operazione difficile. Thomas Parker. 2719 Bryanton Street. Blairtown, New York. Ecco, svelto, pulito. La data, papà. Ah, sì, la data. 17 gennaio 2003. Pensi che abbia qualche possibilità? Non ce la farà mai. Les, e se ce la fa? Ti dico che non può farcela. Ma se ce la fa? Ha sbagliato 3/4 delle domande che gli ho fatto stasera. Quasi non ci sente più. La vista è debolissima. Il corpo è ancora in gamba, ma lo faranno fuori lo stesso. Per far passare questa legge della condanna a morte dei vecchi hanno tirato fuori tutti quei termini medici, quei grafici sull'aumento della popolazione, sulla scarsità dei raccolti, un sacco di roba. Tutte menzogne, ipocrisie. La verità è che non vogliono pesi morti. E tu dici che hanno ragione. Ma no, Les. E hai ragione anche tu. Sei madre, i bambini devono andare avanti a tutto. Certo, oggi mio padre è un vecchio inutile, un peso.
Ma c'è anche il passato, Terry. C'è il passato. E io non riesco a dimenticare il passato con mio padre. Le camminate in campagna, le partite di pesca. E quando restavamo a chiacchierare io e lui fino a tarda notte di mille cose. Le mille cose che mi ha fatto condividere con lui. Dorme, stai tranquillo. Dormiva già quando sono venuta vicino a te. E con tutto questo che ti ho detto non riesco a proibirmi di pensare che a noi ci conviene così. Che domani non passi l'esame. Che non ci resti in casa per un altro anno. Un altro anno a cercare di rendersi utile a tutti i costi. E a riuscire solo d'impaccio. Ecco cosa siamo diventati, Terry. Cosa ci hanno fatto diventare? Devi dormire adesso. Che fai alzata a quest'ora? Ho pensato di fare colazione insieme. Mai mangiato a colazione, tu lo sai. Beh, è ora che io vada. Ma c'è tempo, devi essere là alle 9. A me piace fare le cose con calma, figlio mio. Almeno fatti accompagnare in macchina. La sotterranea va benissimo. Ciao, ci vediamo stasera. Senti, papà. Sì, lei. Buona fortuna, papà. Grazie. A stasera. Ragazzi dovrebbero essere già di ritorno. Avranno voluto vedere lo spettacolo due volte. Hanno chiesto qualcosa del nonno. Non importa niente. Più importante è il cinema. No, sono stata io a dirgli di andare più tardi. Non volevo che ci fossero quando torna lui. Eccoli. Sono loro. Buonasera, papà. Buonasera a tutti. I ragazzi? Studiano dai compagni. Saranno qui tra poco. Vedrai che non si rompe più. Certo. Grazie, papà. Beh, vorrete sapere che è successo? Non ci sono andato. Mai avuto l'intenzione di sopportare tutte quelle stupidaggini. Esame mentale, esame fisico, mettere a posto i blocchetti di legno. Mai avuta l'intenzione di andarci. E adesso cosa farai? Non ci pensare. Tu pensa a lei e ai bambini. Non preoccuparti di tuo padre. Tuo padre sa badare a se stesso. Ora vorrei riposare. Buonanotte, Leslie. Buonanotte, Terry. Salutatemi i ragazzi. Senti, papà. Ora vorrei proprio riposare. Tasca il veleno, la busta della farmacia. L'ho vista.